Ciao a tutti ragazzi, nuova puntata di Death Stranding. Finalmente riprendiamo in mano questo splendido gioco. Puntata numero 32. Sul canale trovate tutta la playlist con tutte le puntate. Quindi, se siete appassionati e volete vedere qualcosa di particolare, nella playlist trovate tutto quanto pronto. In più, ricordo sempre, ci sono due meravigliose guide in italiano che ho preparato, una per bomba nucleare, che è sempre una cosa che spesso si tribula, e un'altra dedicata alle teleferiche, cosa molto importante da usare in montagna. Ma basta chiacchiere, joystick alla mano, come dico sempre, e iniziamo. Allora, dunque, vediamo un attimino di fare una nuova missione, andiamo a vedere il nostro terminale. Avevamo lasciato che eravamo arrivati in questa nuova base, accetto ordini standard, diciamo di fare questa qui, stazione secondaria di Mountain No City. Va bene, vediamo un po' di prendere quello che serve, accettiamo l'ordine, così sicuramente avremo anche modo di avere un po' di... un po' d'arrampicata, prendiamone uno, non si sa mai, e anche lo spray riparatore, di magari materiali in più che ci servono per costruire le strade, che sono molto utili anche in questa zona. Allora, l'autocarro ce l'abbiamo già, e è questo qui, va benissimo, quindi confermiamo tutto, ce l'abbiamo fuori, invece lo carichiamo direttamente sul nostro autocarro. Tutto sull'autocarro, mamma mia, quanta roba, pazzesco. Ok, pronti a partire? Sì, benissimo. Ok ragazzi, quindi ho nel frattempo, vedete, lasciato quel penoso camion che abbiamo usato per costruire tutte le strade che ho preparato, e sono disponibili per tutti, perché le cose che facciamo, importante che io preparo le strade o costruisco le teleferiche, se giocate online potete usarle anche voi, come io utilizzo quelle degli altri utenti. Cosa importante ragazzi, che dico sempre, registratevi al canale, mi raccomando, è l'unica cosa che vi chiedo. Ma partiamo subito con il nostro Sam sul camion. Allora, dobbiamo andare, vediamo un po' bene la mappa, perché da qua è la prima volta che ci andiamo, quindi allora, dunque dobbiamo andare vediamo un po' a nord di Mountain No City, che è qua. Bene, quindi noi abbiamo il nostro camion lì. Bene, bene, bene. Allora, facciamo una cosa. Vediamo subito di centrare la stazione. Vediamo se è quella lì che ci segnala lì. Questo è laboratorio di Hartman? Direi di no. Dov'è questa benedetta stazione? Perché il gioco non ce la fa vedere, perché ci deve fare dispetti. Allora, dai, scherziamo, ma è una realtà, perché qui vedo che non me la fa vedere, quindi mannaggia. Allora, niente da fare, la stazione lì, e proviamo ad andare di qua ragazzi, non so cosa dirvi. Allora, e vediamo un po', inizio a partire e poi vediamo un attimino di correggere il tiro, perché chiaramente mi dà un pezzo di strada segnata. Allora, che è questa, e poi dovremmo arrivarci, proviamo. Andiamo sulla strada sterrata e buona fortuna, perché sapete bene che poi adesso, come vedete, ci sono tutte ste parti, un po' d'acqua, un po' c'è l'acqua, poi non c'è. Qui riusciamo a passare, speriamo, sì, solo blu, avete visto che scola scansione. Questa è un'altra stampante a costruire le strade. Questa è una zona nuova, ragazzi, che non abbiamo ancora fatto nelle puntate precedenti, quindi novità. Abbiamo un super camion nuovo, guardate com'è lucido e bello, grigio, bel colore. Allora ragazzi, mi raccomando, se avete domande sul gioco chiedete, non fatevi problemi.
Allora, riguardiamo un attimino la mappa, stiamo andando sulla striscia blu, quindi immaginiamoci che dovrebbe essere la strada buona e giusta. E del resto ci dobbiamo accontentare di questa strada qui, sterrata e via com'è, con massi di tutto in mezzo. E adesso controlliamo se è di qui. Allora, vediamo un po'. Sì, è di qui, quindi acceleriamo, andiamo. Vediamo un po'. Aiuto, 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 ci passiamo per un pelo. Sembrerebbe di qui, ai ai ai, ai 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 ai. Qui mi sa che ci sono, eccole lì, le nostre benedette CA. Allora, mettiamo subito un bel cartello, magari che qualcuno passa, lo sa, non lo sa. Eh sì, situazione. Ma cosa stai facendo? Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Questa è la cosa che mi chiedo. Cosa sta facendo? È impazzito? Allora, CA, mettiamoci subito un bel cartello. E qui ci mettiamo un altro cartello qualunque. Allora, devo andare su di qui. Però, studiamocene un altro, perché allora, se lì ci sono le CA. Mamma mia, io devo andare di qua per forza. Quindi, vediamo un po', mettiamo, togliamo gli altri perché vedo che ci sono già delle altre lettere che ha mantenuto il gioco. Quindi A è destra, la è di D. Speriamo bene, ragazzi, perché qua secondo me si mette male. Ecco qui, ho fatto giusto in tempo a dirlo, che si mette male. Quanto tempo è durato si mette male? 10 secondi? Mannaggia. Vi stavo dicendo importante, l'unica cosa che vi chiedo, registratevi al canale, mi raccomando, vi aspetto. E per il resto, se avete domande, chiedete, io sono sempre disponibile con tutti, siamo qua per giocare, per fare amicizia con nuove persone, quindi se volete mandatemi anche un'amicizia sul PlayStation Plus, ho un nome utente vecchio, lo so che è di un secolo, mi cercatemi come Andrea Tic, TIC, tutto attaccato, Andrea Tic, erano di un vecchio sito e vabbè, ce l'ho ancora, prima o poi cambierò nome così mi metto un nome un po' moderno e utile, ma quella registrazione lì arriva addirittura dalla PS3, pensate un po' voi. Guardate come si fa quasi ad ammazzarsi con il camion, qui le strade sono veramente finite. Noi giriamo di qui, andiamo di qui. Ragazzi, sperando di non finire proprio in bocca alle CA. Allora, esatto, cerchiamo di andare su un pochino di qui. Abbiamo fatto un ponte. Qui vedo che c'è un pezzo di strada pronto e preparato. Bay. Questa è una zona comunque molto. Allora, questa base qui è enorme. Oh, che basona! C'è di tutto, ragazzi. Qui c'è di tutto. Speriamo di passare illesi dritti, perché non mi sembra proprio uno dei posti più belli che ci sono, eh. Voi ci state giocando per passare su PS4, su PS4 Pro o su PS5? Fatemi sapere, ragazzi. Io sto giocando, come vedete chiaramente dal titolo della live, sulla Director Cut per PS5. L'avevo finito su PS4 Pro 2 anni e mezzo fa, adesso ho preso, visto che era in offerta la Director Cut, ho detto vediamo un po' com'è. So che ci sono delle aggiunte, cose nuove. Allora, qui c'è tutto da fare, ragazzi, guardate qua, non c'è niente. Allora, proseguiamo il nostro bel percorso. Anche la parte elettrica, vedo che siamo già a metà della riserva di carburante elettrica del nostro camion, perché chiaramente, come ben sapete, i mezzi, moto, macchine, camion sono tutti elettrici, quindi vedete che c'è l'indicatore lì sotto. Pian piano finiranno. Ah, c'è un pezzo di strada, molto bene, che bello, qualcuno ha costruito, meno male. Ma perché a volte dico sono l'unico che costruisce le strade, eh? Qualcuno che le fa, c'è, meno male, mi fa veramente piacere. Però adesso direi di fare un bel lavoretto, eh.
un paio di cartelli, oggi non ne ho ancora messi, messi giusto uno per le CA che, vabbè, è una cosa diversa, però qualcosa invece di più simpatico mi piace metterlo. Anche perché, come ho spiegato ieri, vi spiego, c'è un obiettivo nascosto che è in base ai mi piace. Se raggiungete 50.000 mi piace, so che sembra un numero enorme, ma c'è una valanga di gente che gioca, no? Quindi basta che mettete un po' di cartelli adesso, non qua, dove volete voi, e la gente ci passa su, come faccio io, su cartelli degli altri, sia ben chiaro, prendete i mi piace, quindi qualcosa di carino che la gente ci passa sopra e vi arrivano i mi piace in automatico. Quindi, questa è una delle cose. Come vi stavo dicendo all'inizio della live, ho preparato due guide, una secondo me molto importante, perché vedo che molta gente crea le teleferiche che trovo anch'io create dagli altri, perché le cose che creiamo sul gioco sono disponibili per tutti, ma sono costruite male. Male cosa vuol dire? Che non si riescono a utilizzare, rimangono lì pari e basta. Invece, guardate la mia guida che ho fatto in italiano, è disponibile per tutti sul mio canale, registratevi, vedete qui, utile registrarsi, e se avete domande chiedete, io spero di averla fatta nel miglior modo possibile per aiutarvi, proprio con i trucchi e le cose utili, non solo fare il palo. Vi ho segnato alcune chicche che vedrete che nel gioco vi verranno veramente utili, ma torniamo noi, vediamo la mappa dove siamo arrivati. Perché qui dobbiamo andare, infatti, è qua, stazione secondaria, no, il nostro posto è rifugio, no, allora aspettate perché, allora siamo partiti di qui, la strada era questa, stazione. Ah, sono andato oltre, mannaggia. Quindi devo tornare indietro, sbagliato. Mamma mia, meno male che mi sono fermato. Vedete, stavo chiacchierando con voi e mi sono perso un pezzettino. Meno male che ci siamo fermati. Vedete, ogni tanto guardate sempre la mappa, nonostante che io sono abbastanza esperto del gioco. Un attimo, andare dalla parte sbagliata. Allora. Fermo e guardo la mappa. Allora, la base è lì, mettiamo, sì, dovevo arrivare qua. Mettiamoci una B, così quando siamo alla B ce ne accorgiamo, dai. Intanto continuare a guardare la mappa, vedete, allora sì, anche i punti che mettiamo sulla mappa comunque sono utili, eh. Eccolo qua il nostro B. Bene, allora se ci fermiamo controlliamo. Andiamo fino al B, così si cancella da solo. Bene. Mettiamoci un bel segnalino, dai, intanto che siamo scesi. Parapapapapapa. Un bel cristallo lo prendiamo, dai. Ecco fatto. Allora, adesso faccio il mio bel segnale. Dai, sali, chiudi la porta, accendi l'attrezzatura e guardiamo la nostra mappa. Allora, la base è qua a destra, quindi adesso ci buttiamo dentro. Cliccando, strade meravigliose, vedo, eh. C'è da ribaltarsi col camion. Mamma mia, batteria in esaurimento, bruttissima cosa. Veramente brutta sta cosa. Meno male che c'è un ponte. Meno male. Allora, vedo qua un bel palo per caricare. Guardate, non vado nemmeno dentro la base. Prima cosa mi carico il camion. Ecco qua. Prima cosa, carichiamo il camion perché va a batterie. Vedete, questa è una torre di ricarica come le auto elettriche che abbiamo oggi. Non si carica. Poi sono guai. Allora, ecco qua. Quasi quasi ci vado fin dentro. Purtroppo non posso entrare. È una base piccola. Però magari mettendolo qua, chi lo sa,
che lo vede. Effettuo consegna. Effettuo carico richiesto. Ordine. Ok. Conferma. Vai, vediamo un po'. La nostra super consegna questa base. Perché non è il primo giorno che giochiamo, ragazzo della base, e adesso speriamo che si connetta le UCA, che qui ci servono delle basi nuove, eh? Esatto. Vediamo un po'. Quanta roba, ho portato un ben di Dio, se non avevo il camion. Perfetto. Dai. Perfetto. Una stella in più, corazza livello 2, corazza argento, corazza oro livello 2 e va benissimo, possiamo trasportare più roba, livello di connessione aumentato, benissimo, avanti. Bello venire in questa base nuova, fa sempre piacere andare nelle basi nuove. Allora ci si vede in giro. Certamente. Ben fatto. Nuovo ordine disponibile. Accedi al terminale delle consegne. Allora, accetto ordini, ordine standard, io vorrei tornare da dove siamo arrivati, perché io là stavo costruendo le strade. No, la stazione meteo qua, esatto, vorrei tornare qua. Molto bene. Esatto, andiamo qua. Seleziona, perché? Perché così almeno andiamo avanti con le strade. Questo Allora, tipo di corazza razza livello può 2 va ottenere una protezione benissimo. completa. Si indossa sulle gambe e sulle spalle. Più pezzi utilizzi e maggiore sarà la capacità protettiva. Però ha bisogno di batterie per funzionare, quindi occhio ai livelli di carica. Mamma mia, tutto elettrico. Allora, prendiamoci la nostra corazza. Ok, 1, conferma. Ok. Portamano, l'autocarro, porta sulla schiena, mettiamolo sulla schiena, poi lo indosseremo. Cibo salutare, allora carico sull'autocarro, la corazza aggancia alla tuta. Però invece vorrei fare un lavoro, perché mi sa che il primo pezzo sbagliato me lo sono messo addosso io. Allora, cibo, questo qui lo mettiamo sul camion e abbiamo preso tutto. Ok, conferma. Ok, pronto a partire. Non siamo pronti a partire, però perché io voglio vedere, visto che è una zona nuova, dovrei avere un bel po' di cosette. Tipo, tieni i materiali, vedete, ecco qua. Soprattutto, metalli 1000. Fermiamoci qui, va. Ceramica 800. Che la ceramica è veramente, ragazzi, non capisco perché si fa fatica a trovarla. E visto che è una base nuova, quando andate nelle basi nuove, ragazzi, prendetele sempre su. Ok, adesso abbiamo le nostre cose. Vedete, tutto sul camion così. Non è che impazzisco, eh. Sì, questa è stata una cavolata assurda, eh. Ma guarda te come mi sono incastrato. Ma si può. Olè, meno male, no, perché le ho viste tutte. Allora, mettiamo un cartello, dai, visto che siamo venuti qui. Bella questa storia, veramente mi ha fatto un gran piacere venire in questa base, perché avete visto, sono riuscito a prendere di tutto e di più, quando mi capita ancora di trovare tutta sta roba. Quindi, consiglio numero uno, quando state costruendo le strade, come faccio io, se fate delle altre zone, così anch'io
usufruisco di questi vantaggi, e perché sono un po' per tutti, no? Cioè, più cose costruiamo, più le abbiamo disponibili tutti, come vi spiego sempre. Siamo un po' spiritoso, e un altro invece tipo traguardo che mi piace sempre. Allora, risaliamo sul nostro camion, andiamo giù e giriamo a sinistra. Allora, qui non costruisco niente, ragazzi, perché praticamente per me è una zona nuova, non posso costruire dappertutto. Torniamo nella zona di là, dai, così almeno abbiamo completato almeno una zona. Mamma mia, strada di montagna col camion. Per andare giù piano, eh. Almeno ho fatto un po' di pieno, non tanto perché vedete ha già perso il 30%, caspita, ci siamo messi male. Allora, mancano le torri di ricarica in questa zona, vedo, perché comunque è una zona poco conosciuta, sicuramente. Vedete che non c'è praticamente niente in giro. Il gioco ha predisposto tutte queste cose qua, ma poi manca tutto. Ci sono ancora fatti. Allora, fatemi vedere una cosa, io sono venuto di qua. Sì, sono passato di qui. Però facciamo un lavoro, va, visto che qui c'è sempre da capirla tutta. Diamo un cartello perché, visto che è la prima volta che veniamo, poi ci può sempre tornare utile. Sappiamo che ci siamo passati. I cartelli servono anche per quello, ragazzi. Io li metto a volte perché, a parte adesso il discorso che vi ho spiegato dell'obiettivo, va bene, tutto, però li sfrutto soprattutto in montagna per le strade, perché così so che sono sulla strada giusta. Come qua, adesso mi fermo qua, metto giù un altro perché poi non ho voglia di continuare a riguardare la mappa. Allora cosa faccio? Mi metto un altro bel cartello e so che devo passare di qua. Guardate là in alto, mamma mia, quante ci ha! Paura, paura. Mamma mia, va bene, le abbiamo viste, Sam, non spaventarti. Caspita, è partito subito il radar, avete visto? Mamma mia, bruttissima zona. Ma perché il camion è così stupido? Io mi chiedo e dico. E non fa le curve come deve. Lì c'è un ponte che non serve a niente. Allora, proseguiamo sulla nostra strada. Guardate che disastro. Peggio di così, io non so. Dovrebbe essere a fare un rally, ma nemmeno un rally. La Parigi Dakar. Esatto. Allora, vai vai, vai vai, che stiamo ritornando nella nostra zona. Ferma, fermati, mamma mia. Pazzesco. Non frena.
Ah, oh, cosa ne pensate dei camion e delle macchine? È vero che sono utili, ragazzi, ma per carità. A volte fa veramente pena. Ecco qua, molto bene, acceleriamo che attraversiamo l'acqua. In scioltezza, vai. E siamo arrivati fra la nostra consegna. Oh, zona carica in batteria attiva. Se almeno vado non mi si rovina tutto. Allora adesso una missione l'abbiamo fatta, abbiamo recuperato un bel po' di roba, quindi adesso prima di tutto facciamo la consegna, così importante. Vai. Benissimo, benissimo. Guardati le spalle, nessuno lo farà. Nuovo ordine disponibile. Però noi adesso prima di fare il prossimo ordine disponibile direi due cose. Allora, uno, andiamo a fare un bel salvataggio, che è sempre utile. Ok, e poi direi che adesso riprendiamo un attimino il discorso di ieri. Allora, quella parte di lì è la zona che abbiamo visto nuova, invece noi stavamo costruendo qua sotto, quindi questa, vedete, la strada gialla che ho costruito ieri, e adesso andiamo avanti, visto che abbiamo un po' di cosette dovremmo riuscire a costruire un bel pezzo, perciò anzi dirò di più. Scendiamo un attimo. Prima di andare facciamo un'altra cosa. Andiamo a vedere, visto che gli abbiamo fatto una consegna, se ci sono materiali. Metallo poco, ceramica 40. Fa niente, lasciamo qua che... Sì, no, la ceramica la prendo, guardate. Cioè, sembra andare a cercare l'oro uguale. Più andiamo avanti, e peggio è. Allora, il nostro camion è stranamente ancora abbastanza a posto dal punto di vista della vernice, che vedete quello di fronte che disastro era. Facciamo un'inversione. Allora, adesso noi eravamo arrivati da sinistra, invece noi adesso andiamo a destra, perché torniamo nella zona di ieri, e vedete che sembra, pare abbandonata, ma adesso è il momento di... Beh, perché, scusatene, fermo un attimo, perché non abbiamo la batteria carica? Non posso uscire così. Io però non capisco una cosa, scusatene. Io ho una CCP, mi viene veramente il male. Allora, non ce l'ho. Allora, facciamo un bel lavoro, ragazzi, così vi faccio vedere come fare una torre, che per caso non sapete. Allora, vado dentro e mi vado a prendere anche una CCP e va a fan bagno. A sto punto, a forza, posso caricarmi il camion. Allora, fabbrica attrezzatura.
Mettiamocela sulla schiena, tanto non pesa tanto. Così abbiamo la nostra stampante portatile. Adesso quando arriviamo al punto che il camion non va, facciamo una bella torcia, cerchiamo di andare avanti un pezzetto. Tanto mi sono fatto salvataggio, avete visto, quindi ogni tanto salvate, quando fate queste cose come adesso che sto uscendo, vedete? È un po' un rischio quello che faccio, però cosa devo farci? Qui nessuno ha fatto niente, quindi visto che io, oltre a giocare per me, preparo le cose per tutti, questa è una delle cose che faccio. Allora vado avanti. Mi ricordo che qui c'è andare a sinistra. Speriamo che il camion vada oltre, che c'è l'acqua, aiuto! Allora, ok, fermiamoci qui, dai. Non esageriamo, che va bene così. Allora, fuori subito la mia macchinetta. Dov'è? Dov'è? Eccola qua. No, questo, ma no, generatore. Ok, ragazzi. Reti chirale assente, ma perché? Oh, vedete le scocciature? Queste sono le scocciature. Ma se qui c'è addirittura una stampante. Ma come si fa? Allora, ecco, adesso vi faccio vedere. In questi casi, brutto a farsi, ma facciamo di necessità virtù, carichiamo l'ultimo salvataggio, vedete? Porca miseria! Questo qui è stata una bella fregatura. Allora, partiamo da qui. Allora, fabbrica attrezzatura. Andiamo a farci una bella CCP1, come ho fatto prima. Confermiamo. Dai. Carica sulla schiena. Ferma. E andiamo. Veloci come il vento. Forza. Risaliamo sul nostro benedetto camion. Come vedete è un po' scarico, ma non del tutto. E adesso invece di andare fino in fondo lo costruiremo qua fuori. Pensa a te, devo vederle tutte. Allora, adesso che siamo usciti, vediamo un po'. Me la fa fare? No, perché? Oh, qui si può costruire, benissimo. Allora, andiamo avanti un pezzetto, tipo qua. E Ale, costruisci. Adesso, visto che l'ho fatto io, mi piace avere un po' di anch'io qualche riconoscimento, come tutti poi, eh. Fateli anche voi, ragazzi. Generatore, dai. Buon viaggio, ci sta, perché uno si ferma qua. Vuole anche il buon viaggio. E poi, ah beh, niente di bene, questo è sicuro, perché qui non si viene a fare bisogno. Poi qua. Traguardo. Qui checkpoint. Bene. Questa è una cosa utile per tutti, perché chiaramente, come ho già spiegato 3 volte, le cose che costruisco sono disponibili per tutti, come io sfrutto quelle degli altri. Adesso, visto che abbiamo il nostro generatore,
fatto apposta, guardate qua, ci fermiamo subito e carichiamo il camion. È elettrico come le moto e le macchine. Se avete domande, cose simili, curiosità in merito alle costruzioni, quello che si può fare, chiedete, non fatevi problemi che, come dico sempre, rispondo a tutti, ragazzi, mi raccomando. Per chi guarda le puntate in differita, quindi non in diretta, se volete scrivete nei commenti di YouTube che rispondo a tutti. Allora, vedete, adesso abbiamo il pieno, andiamo via tranquilli, perché sennò ci saremmo trovati lì avanti nei guai. Qui forza, forza, allora vicino alla torre vedo che stiamo ritornando nella zona di ieri. Oh, abbiamo un immune, molto bene, molto bene. Allora, ah, si sono rianimati da ieri, allora sono rinati tutti, cos'è, di notte rinascono, attenzione però, perché è un attimo finire sotto il camion. E nemmeno conviene stare vicino all'acqua, perché chi sta vicino all'acqua succedono queste cose. Cosa è successo? Ah, mi hanno sparato, mi ha sparato, mi ha fatto scendere dal camion. Questa veramente non ci voleva. Ah già, allora adesso però mi è tuffato, perché io stavo andando a costruire le strade, guarda un po', sono ben agguerriti oggi, però dopo uno si tuffa e quando uno mi spara poi succedono queste cose. Vieni qui. Ecco qua, molto bene. Oh, sei a posto? Ok, squadra! Sono rinati tutti, allora in una nottata li avevamo ammazzati ieri. Ci sono, dati proprio un'organizzazione. Siamo a posto, ce ne sono ancora tanti in giro. Eh già. Dov'è questo qua spiritoso che mi spara? Aspetta un attimo. Vorrei sapere dov'è, non l'ho visto. È qua. Molto bene. Allora. Allora, mi mancava questa fregatura. Ah, un altro ne è arrivato, ma non ha niente da fare, allora, non hanno niente da fare. Oh, il camion è tornato a funzionare, meno male. Allora, mi sembra che eravamo arrivati qui, quindi prima cosa fatemi caricare il camion, perché qui mi ha tirato una botta e non mi è per niente piaciuta. Tanto che si carica,
Vediamo un po', esatto, la nostra stampante è questa, quindi torniamo indietro. Qui è dove eravamo arrivati ieri, quindi vedete che molte cose ne avevo messe. Allora, adesso vediamo un po'. Ceramica, i metalli li abbiamo già messi tutti. Bastano anche oggi, è incredibile. Ne mancano ancora però 30, 50, 80. Beh, quasi fatta allora. Dai, allora, da ieri che ne ho dovuti mettere 9.000, pensate un po', pazzesco. Ok, è quasi fatta. Allora, sono rimasti tanti metalli, ma ceramica come al solito non c'è. Visto che questi muri qui pensano di essere dei furbetti, fatemi vedere una cosa. Allora, ci hanno attaccato e adesso a questo punto torniamo lì e diamo una bella occhiatina cosa hanno da offrire. Ce ne sono ancora, eh? Molto bene. Bravi, bravi. Complimenti. Allora, andiamo subito. La bomba stordente, però adesso la usiamo, così almeno la proviamo, ci divertiamo. Allora, carico, bomba stordente. Appendere la rastrelliera, voglio vedere perché di solito non lo uso mai, vediamo un po'. Me la dà. Non le ho, quindi al lato pratico cosa me ne faccio? Bisogna ancora la ceramica, ma qui non ce n'è. Vediamo un po'. Ce ne sono ancora in giro. Apri il menu di carico, vediamo un po', va. Si sa mai. No, sul camion non c'è niente, che peccato. Ce ne ancora due, ce ne sono ancora. Non l'ha attaccato subito. Non c'è nessuno che ha la ceramica.
Loro hanno qua però un deposito, andiamo a vedere se sa mai, visto che da ieri sono rinati tutti. Allora, questa qui guardate, me la prendo. Metalli che prendiamo e basta. Quello che mi serviva non c'è, però fa niente, guardate. Abbiamo preso una CCP, al massimo costruiamo un altro punto da far ricarica. Allora adesso bisogna a sto punto andare a vedere le nostre basi, cosa dico speciali, e cerchiamo. Quindi, allora, qui c'è il fotografo, qualcosa ha, allora potremmo andare dal fotografo, e visto che noi siamo qua, andiamo dal fotografo. Allora, giriamo indietro e andiamo di lì. Siamo pieni di metalli, 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 bisogna ceramica, ceramica non c'è. Incredibile. Sì, dai, su. Sono pure le CA. Chi ha fatto questo ponte ci ha fatto dei complimenti. Cosa serve? Piuttosto fatemi dare un'occhiatina qua. Non penso ci sia niente però. Anche quel poco può tornare utile. Dov'è che è la torretta? Non c'è la ceramica, mannaggia, che peccato. Quindi ieri abbiamo ammazzato tutti i muli e stamattina e oggi sono rinati. Il giorno dopo rinascono. Complimenti. Le armi saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Ottieni materiali. Allora, cristalli prendiamo finché si può perché ne ho raccolti mille, ma. Esatto, poi metalli, vabbè, prendiamoli, ci costa niente, ceramica 40, mannaggia che poca. E vabbè, conferma, poi vediamo un po' se c'è un ordine da non andare lontano, la rigattiere no, qua no. Qua no. No. Qua direi di sì. Seleziona, accettiamo l'ordine. Così ci daranno poi anche degli altri materiali. Mettiamo tutto sul camion. Pronti a partire? Sì. Allora, abbiamo preso poco e niente, ma speriamo
A nord di Monte Knox City. Perfetto. Allora. Allora, guardiamo un po'. Sappiamo bene che è lì. Comunque. Giriamoci indietro. Scendiamo, veloci come il vento. Proviamo a girare di qua. Zona meravigliosa con giusto due o tre sassetti. Guardate che strada, che strada, spettacolo. Vediamo un po', sto andando dalla parte giusta, eh? No. Quindi fermo un attimo. Esatto, io devo andare qua. Me l'ha segnato? No. Perché devi fare i capricci, va bene. Togliamo tutto. Ok, vediamo un po'. L'ha fatta? Eccola qua. Meno male che ho guardato. Stavo andando come se non ci fosse un domani dalla parte sbagliata. Allora. Voilà, vai. Molto bene. Primo. Qui addirittura cosa ci sono? Se qualcuno mi vede. La vasca dei miracoli? Cos'è? Ferma tutti un attimo. La vasca dei miracoli. Cos'è? Senza. Guardate che camion di buffoni, avete visto? Allora, la vasca dei miracoli. Che cos'è sta roba? La vasca dei miracoli, la fine del mondo? Fai bagno, subito. Ma guardate qui, andiamo a fare il bagno della vasca dei miracoli. La vasca dei miracoli della fine del mondo, nonostante in questa sorgente siano state rilevate piccole ma apprezzabili quantità di chiranium, la sua presenza non è rischiosa per gli esseri umani, al contrario potrebbe essere motivo delle miracolose proprietà curative di queste acque. Allora, vedo che lì il bibi si sta rigenerando da solo, guardate un po'. Guardate, la vasca miracolosa, sta cosa non l'avevo ancora vista. Ma voi l'avete già trovata la vasca miracolosa? Fatemi sapere nei commenti, io la prima volta che la becco. Va bene, dai. Va bene, è rinato, nudo, meno male che ha coperto, perché non è che abbiamo bisogno di vedere se è importato, magari qualche ragazza l'avrebbe visto volentieri, io no. Mi è contento di non vederlo. Allora, visto che so che ci sono tante ragazze e fanciulle che giocano a Death Stranding, ragazzi, se volete mandateci un'amicizia o scrivete nei commenti anche voi, mi raccomando. Allora, ma ha tolto però l'indicatore, eh? Ci ha tolto l'indicatore. Siamo andati a fare il bagno e è sparito tutto, eh? Cos'è successo? Mi piace l'idea. Vabbè, rimettiamola. Bah. Strane cose, la vasca dei miracoli, mai vista. Vabbè, c'è sempre da impararne un pezzo in questo gioco. Vedo che la benzina sta andando giù, meno male che ci siamo portati dietro una CCCP, perché altrimenti eravamo già nei guai. Qua siamo pure finiti dentro nella zona dei muri. Che scocciatura. Non ho più benzina, brutta questa storia, brutta. Vai avanti, per favore, ti chiedo per favore. Meno male che siamo usciti dalla zona dei muri, perché sennò erano guai. Ferma, che non posso più sbagliare. Perché? Mi chiedo di dirlo. Se io qua mi vado giù con la mia stampante, non me lo farà fare. Perché è tremendo. Esatto, non si può. Mannaggia. Allora, calmo un attimo. A questo punto facciamo un lavoro. Io qua avevo costruito la mia aspettatrice, no?
Non è possibile. Proviamo ad andare piano, va. Che non si sa mai. Però scusate. No, ti prego, esci, ti prego. Sì, La sono finita. secco. Però, se lì hai costruito qualcosa lì, perché a me non li fai usare? Sei proprio cattivo. Qua si può? Evviva, evviva, evviva. Aspetta, generatore. Ah, l'abbiamo pregato, l'abbiamo. Mi sembrava veramente strana sta cosa che dirà a me quel pezzo lì. E poco prima non si poteva. Oh, queste cose sono veramente brutti scherzi, eh. Allora, pensa te. Allora, generatore, eccolo qua, ce l'avevo sotto il naso, non lo vedevo. Parapapapapapapa. Dai, fammi fare il cartello, su, non farmi tribulare, non farci tribulare. Tanto che carica, sfruttiamo. Cartelliamo come se non ci fosse un domani. Cartelli manetta. Manca uno qua. Eh sì, Allora. Bene, adesso il mio camion è rinato, per fortuna. Per fortuna che avevo preso una CCP, vedete l'esperienza? Cosa vuol dire? E adesso andiamo giù dritti. A fare la nostra consegna, così magari ci danno anche qualcosa in cambio, che sono la ceramica, per dirne una. Che poi, guardate, mi ha portato fuori strada apposta per farmi tribulare. Vabbè, fa niente. Noi avevamo la CCP in tasca e abbiamo costruito qualcos'altro di utile. Salta giù, caro Sam, veloce, fai la consegna. Facciamo sempre, caro mio. Il carico è in condizioni perfette. È il nostro giorno fortunato. Direi, anche perché l'abbiamo portato noi. Nonostante ci avete mandato fuori strada, pensando di farmi cadere nel tranello e di rimanere lì a perdere tutto il mio carico. Borsa per munizioni, livello 1, va bene. Dai. Guarda che le spalle, nessuno lo farà. Che strano, ragazzi, nessuno lo farà. Perché? Perché ci sparano. Allora, primo coso, ottieni materiali. Andiamo. Ah, i cristalli chirali, mo adesso li voglio dappertutto, ragazzi, li devo prendere. Poi, i metalli, aspetto un attimo. La ceramica invece, cari miei. Uno, due. E tre ragazzi, metalli a sto punto li prendo. Però 0 0, no, prendiamo le due da 800. No, 800 ce n'è uno solo, da 600, perché
Così me li posso gestire meglio. Dai, tanto comunque. Metti tutto sul carro. E mo', ragazzi, siamo pronti per andare a fare il pezzo di strada. A sto punto è nostra. Vedete che anche il discorso di mettere in giro a questo punto sto vedendo in questa zona, perché ogni zona ha le sue particolarità. Il generatore di corrente è utile. Se no c'è stare qui a perdere tempo, mettere giù il camion, ritirarlo su, rigenerare, ma va, va. Generatori, e li ho fatti anche per voi, ragazzi, perché questo generatore qui, tipo questo qua, che trovate qua, è per tutti. Allora, intanto che faccio un po' di pieno per essere tranquillo, vado a prendere qua il mio cristallo che ho visto di qui. Ecco. Tanto sono qua, c'è niente da fare. Tanto che il nostro semporter fatto il pieno, visto che sembra che c'era benzina, ma non l'elettricità, non la benzina, per essere corretti, e poi finisce. Già. Cosa che allora, ieri avevamo ammazzato i muli, avete visto? E oggi, tac, me li sono beccati. E vabbè. Vai, vai, vai. Dobbiamo tornare dove c'erano i muli. Ecco qui il radar dei muli. Alt, caro muletto. Mo' facciamo i conti, visto che prima mi hai fatto il dispetto di incartarmi tutto, eh? Cosa fai qua nel bosco da solo? Nel prato da solo, da solo? Ore! Oh! Stanno cominciando a starmi sulle scatole questi muri qui, eh! Eh sì, perché a un certo punto ieri li avevo ammazzati e mo si ripresentano. Sì, vieni col camion, vieni, vieni, vieni liscio, vieni! Aspetta che faccio manovra e vengo a prenderti, ragazzino. Belli, belli questi due qui, belli, belli, guardate. Oplai! E trovarsi davanti al camion è sempre pericoloso, ragazzi. Mai stare davanti al camion. Perché il camion ti tira sotto. Allora, andiamo alla nostra bella stampante che è qua. Dopo i muletti. Dunque, per caso chi non lo sapesse, se abbiamo la puntata che vede i muli, non è che li chiamo i muli, eh? I nostri avversari di gioco li chiamano i muli. Ma finché sono in pericolo non posso? Ma di chi sono in pericolo? Di chi è che sono in pericolo? Ma sono pure in pericolo adesso. Di complicare la situazione. Ma poi perché? In pericolo di cosa? Bella, questa è veramente nuova, eh? Scocciatori di muli, questi sono veramente degli scocciatori. Vabbè, intanto che loro si fanno tutte le loro belle storie, io vorrei quasi quasi mettere il naso qua. Allora, vediamo un po'. Metalli 100 li prendiamo, anche 50, poi
C'è la ceramica, che peccato. La ceramica veramente è l'oro di questo gioco. Per chi è che va avanti, è chiaro. E per chi come me vuole costruire le strade, per me e per tutti gli altri, intendiamoci. Allora, adesso mi prendo. Cosa che ho sulla schiena? Camion pieno di roba. Sono grande. C'è un camion che se me lo rubano piango per una settimana. Allora, adesso menu struttura. Oh, che cosa faccio, ragazzi? Attenzione bene. Allora, ceramica. Facciamo così, partiamo da cose base. 80, aggiungi. Ok. Guardate bene. Guardate bene, occhio, che questi sono pezzi salienti, occhio. Guardate, spettacolo, un bel pezzo di strada nuova. Questa strada che io ho costruito adesso potete usarla anche voi, ragazzi. Bello e comodo, meraviglioso. Troppo comoda e troppo bella, ragazzi. Allora, adesso chiaramente, dopo che ho fatto 30, devo fare 31. Quando facciamo le cose, dobbiamo pubblicizzarle. È normale, avete visto quanto tempo ci abbiamo messo a fare questa strada qua? Mica è stata una roba da 2 minuti, eh. Quindi a questo punto mi piace anche prendermi la mia parte. Anche perché veramente stavolta questa è stata veramente difficile perché avete visto, c'è un grosso problema a trovare la ceramica, quindi cioè, non è un discorso di... Ok, dai, ho sparso cartelli e manette, più di così non si può. Adesso ripartiamo dal nostro giro di cose e andiamo avanti. Mi sono tolto questa soddisfazione. Oh, guardate, vedete? Si va, si va, si va. Meraviglioso. Olè. Altro che dover andare dentro una zona di molti, sti casini, ma per piacere, va. Cosa indegna, indegna. Frena! Allora. No, però questa qua, ragazzi, mi sa tanto che la saltiamo, andiamo quella dopo, Perché io adesso 7000 di ceramica non so neanche dove andarla a prendere, quindi. Proseguiamo, andiamo a fare il pezzo da di là verso la base. Tanto bene che vi voglio tutti, ragazzi. Grazie sempre a chi è che guarda le live, lo dico veramente col cuore. E lo sapete, ve lo chiedo sempre. Registratevi al canale, dai. E un bel like, condividete, invitate amici, fate quello che volete. Scrivetemi nei commenti se volete vedere giochi particolari. Allora, ho fatto un bel video, penso utile per tante persone, perché in questo periodo qui c'è lo sconto sul PlayStation Plus, 30 euro di sconto, ragazzi, andate a vedere sul canale perché è il momento di farlo. Il nostro punto di ricarica, avete visto che abbiamo fatto prima, mi fermo. Faccio il pieno di benzina, se no adesso eravamo già quasi in riserva. Non sto qua a farne tante perché me ne sono sparsi un po' in giro. E andiamo in su a costruire il primo pezzo di là, dai.
qua non si può passare, ci manca. Allora, questa è la nostra base. Vediamo qua come siamo messi. Esatto, vedete, stando più vicini è più accessibile. Allora, prima cosa vado a prendere il cristallo lì dietro che ho visto. Eccolo qua. Prima cosa. Utilissimi ragazzi, prendeteli sempre. Perché poi è vero che potete prenderli quando volete, ma cioè dovete andare a cercare. Allora, ricostruisci strade. Metalli ci sono già, mancano 200 di ceramica. Allora, niente, quindi devo per forza buttarci dentro questo. E poi ancora uno di questi. E ancora uno di questi. E non basta! Non basta mai! Quanto manca? 20? Maleducati. Terrificante. Ingordo di ceramica, è sempre, è sempre. Andiamo alla base, via. Un pezzettino di ricarica, dai, ci sta. Oh signor, signor, guarda te. 20 di ceramica manca. Incredibile, incredibile. 20. Questo è un affronto puro fatto del gioco per complicarci la vita. Non ci sono spiegazioni. Che 20, dai. Fatto apposta per non farmelo fare. Non c'è. Non ce n'è. Vabbè, niente. Ora se li consegniamo con un robot. Intanto il nostro robot è andato avanti, vedete, e fa il lavoro per noi. Intanto Darkman è arrivato, eh. Tanto che noi facciamo tutti i nostri, no? Missioni, casini. Allora, adesso che è libero, dove lo mandiamo? Qua lo mandiamo. Seleziona. Accetto l'ordine. E guardate il robot. Spettacolo! Utilissimi, eh. A un certo punto del gioco vi danno i robot, guardateli qua, che bellini, partono e vanno a fare lavoro per noi. C'è pure una musichetta, c'è sull'autoradio. Allora, adesso torniamo noi. Robot spedito, accetto ordini standard, vediamo un po'. Uno non tanto lontano. Del resto non posso farci niente. Dal dottore, no. Potremmo tornare nella base di prima. Eh sì, è l'unica, ragazzi. Mi tocca se voglio costruire strade. Mi tocca. Niente da fare. È l'unico modo per ottenere materiali. Non ci posso fare niente. Carico a due distanze. Conferma. Partire, ok. Ordine assegnato. Però prima di andarcene in giro, si sa mai che ci succeda qualsiasi cosa, salva. Così abbiamo salvato tutte le cose fatte, visto che ho costruito un pezzo di strada, che ci ho messo una valanga di tempo a costruire quel pezzo di strada lì. Usciamo di qui, giriamo attorno a questo, sì, dai. Questo camion qua tutto rugginito, quanta strada che ci ha fatto fare, mamma mia. Cioè, girati dalla parte giusta, dai. Così e così. Vai, veloce. Scatta fuori. Allora, prima cosa. Allora, guardiamo, controlliamo, perché è sempre meglio. Allora, noi dobbiamo andare qua.
Esatto. Quindi il giro che ho fatto prima. C'è la torre di ricarica, no, c'è l'asfaltatrice, asfaltatrice, asfaltatrice. Ah, non c'era una torre di ricarica, mi sembrava di sì. Asfaltatrice. Controlliamo un attimo perché non ho voglia di andare di là. Mamma mia, non c'è. Vabbè, andiamo a fare subito una ricarica qua, tanto non ci vuole tanto. E poi si parte, si va a fare la missione. Meno male che mi sono messo qua questo qua, pronto. Ok, carica completa, così non partiamo. Mi sembrava che c'era dall'altra parte, però è troppo rischioso andare via senza, non c'è niente da fare. Qua per fortuna un utente ha costruito questo pezzo di strada, grazie, 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 grazie. Perché anch'io, vedete, costruisco la strada e poche persone lo fanno. È un peccato perché comunque con le strade vedete un attimo andare a fare le consegne, ottenere il materiale, aver tutto. Idem, importantissimo ragazzi, le teleferiche. Vi ho fatto come ho detto anche prima, per caso se non avete sentito, siete andati avanti e indietro nella live, ho fatto una guida disponibile a tutti in italiano, guardate sul mio canale, e per fare le teleferiche, ma non soltanto per farle, perché beh, non è difficile, ma alcuni trucchetti e cose utili da tenere presente, perché vedo che le costruisce qualcuno e qualcuno le fa nel modo sbagliato e poi si trova lì il palo della teleferica che non serve a niente. Quindi guardate la guida, se avete domande chiedete, perché ci sono piccoli trucchetti, cose da tenere presente nel farle. Quindi fatevi problemi, chiedete ragazzi. Meglio chiedere, io rispondo tutti sul canale e iscrivetevi, lasciate un bel like. Condividete i video o altro come volete su WhatsApp, su Facebook, con i vostri amici, se avete Discord. Nella descrizione. Alta, dove va? Dove va? Queste cose non le sopporto. Dove vai? Dove vai? Indietro, non me ne frega niente delle CA. Devi fare la retromarcia. Pensa a te, cosa mi tocca vedere. Ok, le abbiamo viste, ci sono le CA, dai, io non le voglio vedere, cioè non mi interessa, dai. Allora, tanto le CA sono delle immobili, ma chi è che va in bocca alle CA? Chi ci va in bocca alle CA? Guardate qui il camion che si vuole ribaltare. Allora, fermo un attimo perché mi sono tribulare con tutte queste cavolate, dai. Allora. Allora. Visto che qui ci si confonde perché vedete tutto sto macello qua. È un gran macello, inutile. Io ho costruito un ponte, che cosa serve? Niente. Gli metto un bel cartello e ciao. Si fa solo confusione, perché non c'è ancora la strada, vedete, è una scocciatura. Allora, avanti. Eccolo qua il mio cartello che abbiamo messo prima. Qui c'è un giocatore, avete visto che lì c'è il camion, qualcuno che sta giocando a Death Stranding. Allora, avete sentito che in questo periodo qui sta arrivando, c'è stato l'annuncio ufficiale di Death Stranding 2, ragazzi. Andate a vedere sul canale, ho fatto un video di Games Award 2022 e dentro c'è anche il nostro fantastico nuovo gioco di Death Stranding. Cercate sul canale Games Awards AWS Awards 2022. Guardate che vi faccio vedere i giochi quelli belli che arriveranno su PlayStation e Xbox.
e mi raccomando, un bel commento, un like, fatemi sapere qual è il gioco che tra quelli che vi ho proposto nel video che più vi è piaciuto e che aspettate anche voi. Ecco qua la freccia destra, utilissima. Andiamo su, attenzione, sul ponte. Bene, bene, bene. Andiamo subito a fare la nostra bella ricarica. Guardate qua, siamo arrivati per un pelo. Aspetta, è pericoloso, eh? Pericoloso. Cioè, bastava ancora un pochino che non ce l'avremmo fatta. Eravamo già in rosso, in riserva. Dai, che facciamo la nostra consegna. Io ci vado dentro col camion. Addossiamoglielo, così dovrebbe leggerlo. Vai. Effettuo la consegna. Tac. Grazie per essere venuto, Fer. Prego. Guarda quanta roba. Sei un eroe. Esatto. Allora, mo ci devi dare anche la ceramica, eh. Occhio che noi siamo venuti per la ceramica. Bene. Allora, corazza livello 3, va bene, dai, ce l'hai già data. Io voglio vedere le ceramiche. Siamo setati di ceramiche qui. Dai. Ehi, fa attenzione, ok? Certo che facciamo attenzione. Allora, adesso, prima che usi i materiali. I cristalli li vogliamo anche questi. Poi metalli, eccola qua, meraviglioso. E poi prendiamo un po' di metalli, dai. Metti tutto sul camion. Confermiamo. Il camion è pieno da paura, pazzesco. Accetto ordine standard per tornare nella nostra zona. Non ce n'è neanche uno, mannaggia. Vabbè, fa niente, ci dobbiamo accontentare. Abbiamo preso quello che volevamo, che era la ceramica. Allora, torniamo di là. Ma perché sempre c'è questo problema qua? La fortuna che c'è il salto col camion. Ma cosa sta facendo? Guardate, è impazzito. Allora, non voglio neanche sapere. Voglio che il carico sia, il camion sia carico, perché non vuole trovarmi. Poi avete visto, se arriva in riserva, cioè non è vicino, eh. Subito sul ponte. E giù come non ci fosse un domani. Giù in discesa. Adesso ti va a sinistra, che lì c'è il mio cartello per andare a sinistra, e giù veloce come il vento. Casa martello. MotoGP, guardate che abbiamo già fatto fuori 20% di corrente, siamo carichi come non so cosa.
molto bene. Qui c'è il giocatore che abbiamo visto prima con il suo camion che è dentro questa base. Qui c'è il nostro cartello. Qui ci sono le CA. Adesso ci segnerà che ci sono le CA. Ok, l'abbiamo visto, ci sono le CA. Dai, l'hai capito, andiamo avanti. Su. Ok, hai visto che ci sono le CA. Dai, accendi il rilevatore. Dai, forza Sam, che vogliamo andare alla base. Bravo. Ma non di lì, in bocca. A sinistra. A sinistra. Pazienza questo ragazzo qua sul camion. Asfaltatrice. Noi in questa zona non so, magari vedremo più avanti ragazzi se si potrà, ci penseremo anche a questa zona. Per il momento io non posso far tutto io per tutti. Guardate qui, ma porca miseria, ma è possibile? Ma perché inquadra così male tutto? Dai, scendi, che non ce ne frega niente, niente ce ne frega, non ce ne frega assolutissimamente niente. Sento rumore di zona muli, destra. Non ho quasi più benzina, guardate qua, è molto lontano sto posto, poi col camion che... meno male, pensavo di dover passare nell'acqua col camion carico così, però è stato veramente utile. Brutta l'acqua. La batteria è quasi andata. Ferma. Allora, ferma, basta, fermati. Allora, come ho fatto a finire di qui? Portato fuori apposta, no questi dispetti, no e poi no, mi sono salvato per un pelo mi sono salvato, perché se non entravo sulla strada l'ho rovinato. Almeno qui si ricarica. Vai avanti ancora un pezzo. Dai. Meno male. Care grazie, ci siamo salvati per 50 metri? Allora basta. Vado subito a fare il mio lavoro. Dopo ce la facciamo. Per 50 metri avete visto? Eravamo in riserva sparata. Attenzione! Sono un mago delle strade, almeno questo posso dirlo. Sto costruendo strade per tutti, perché l'ho già detto mille volte, magari siete andati avanti nel video, le strade che costruisco le potete usare anche voi. Questa strada c'è anche per voi adesso. Quindi sotto con il like e mi raccomando, almeno registrate nel canale, dai. Il ringraziamento che ve l'ho fatta è l'unica cosa, non mi costa niente. Allora mettiamo un po' di cartelli adesso, perché quando si costruiscono le strade ci vanno i cartelli.
uso libero, perché poi è vero, cioè vi ho fatto un generatore di corrente e la strada, un bel buon viaggio, e qui l'ultimo, dai. Checkpoint. Che bello, che bello, che bello, che bello, che bello. Avete visto? Strade, guardate. Strade e periferiche sono il pane di questo gioco. Allora, è salito il nostro Sam Porter. Guardate la mappa. La vedete questa strada qua gialla? Nuova che viene fin giù. È quella che abbiamo costruito adesso. Benissimo, adesso giriamo dietro il nostro camioncino. Andiamo a fare il rifornimento qua dietro. Dai, Sam Porter, forza, 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 forza. E voilà! Camion super carico. Sono riuscito a prendere l'unico palo che c'è in tutta la campagna, l'ho preso io. Bisogna anche essere capaci di prendere il palo, peggio non si può. Allora, eccoci qui che siamo arrivati giù nella nostra base, voilà. Fermati sul posto giusto. E cosa facciamo? Un bel sistema e salva, ragazzi, così abbiamo tutto a posto. Allora, ragazzi, per stasera, in questa puntata di questa live, ci fermiamo qua. Abbiamo visto delle basi nuove, abbiamo costruito due, avete visto, non è lavoro da niente, due pezzi di strada che potete usare anche voi. Quindi registratevi al canale, un bel like. Ci vediamo se riusciamo stasera, se no domani, mi raccomando, attenzione, andate a vedere i video sul canale per lo sconto sul PlayStation Plus, che vi faccio vedere come risparmiare 30 euro, ragazze, per l'abbonamento al PlayStation Plus, su tutti e tre i livelli, andate a vedere il video, che sta piacendo molti, molti mi sta scrivendo, grazie chi mi scrive. Numero 2, andate a vedere Games Awards, che ho fatto un video in italiano dei nuovi giochi, c'è dentro Death Stranding 2, più altri titoli veramente belli, sia per Xbox che per PlayStation. Ciao a tutti, ragazzi, ci vediamo alla prossima, grazie che ci seguono, sia in live che in differita. Aspetto i vostri commenti. Ciao, ragazzi, da Andrea.